40, Tresco. Mi arriva una mail da una paziente che mi chiede di compilare un modulo per certificare alcune sue invalidità, al fine di ottenere un bonus per l'acquisto di un Tresco, un apparecchio che si usa per cucinare. La mail è seguita da una telefonata che conferma la richiesta. Rispondo alla signora che non presenta alcuna invalidità e che non certifico il falso. Il giorno dopo mi arriva una seconda mail in cui la stessa signora mi dice che allora intesta il Tresco all'anziana suocera. Anche a questa mail segue una telefonata a cui segue l'arrivo della signora in studio. Mi rifiuto di prestarmi a questi giochetti, ma la mia resistenza non viene assolutamente presa bene. Un'ora dopo ricevo la telefonata di un trentenne in ottima salute che mi chiede di certificare che ha bisogno di un materasso ortopedico. Deve cambiare il suo vecchio materasso e con il mio certificato può avere uno sconto. Gli dico che certificare significa fare certo che e che non posso certificare patologie che lui non ha. Il suo tono di voce si altera e diventa quasi minaccioso. Poi, constatato che la mia decisione non cambia, mi dice che allora intesterà il materasso alla madre e che io in questo caso non potrò negare il certificato. O tempora, o mores. Commento. La frase di Cicerone, che tempi, che costumi, oggi potrebbe essere sostituita dalla frase quale bassezza della condizione umana, quale bassezza della media evoluzione. Ma forse il medico di famiglia ancora non sa che anche lui è partecipe di questa bassezza, altrimenti non ci sarebbe incarnato nella condizione umana.